Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 25. Oggi vi porto un nuovo video sulla Utan Pantai, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale se non siete già iscritti e lasciare sempre un bel pollicione in su. E allora ragazzi, eccoci qua, sempre sulla Utan Pantai. Intanto vi ricordo che settimana prossima iniziamo pure la mappa americana, la Riverbend Springs, e così le facciamo tutte, a parte la Zielonka, che è una serie riservata per i miei abbonati, che saluto, mentre queste altre due ve le porto sul canale. Allora, dai, dobbiamo oggi lavorare, ragazzi, perché nell'ultimo video che abbiamo fatto, raga, abbiamo comprato un campo nuovo che è a Barbabietole e ci tocca raccoglierle oggi. E che abbiamo fatto? Abbiamo fatto una bella vendita di lattuga dalle nostre serre. Ok, ho messo una mod, raga, quella dell'acqua. Vedete, qua ho cambiato in pratica. Come faccio vedere meglio? Eccolo qua. Ho messo questo pozzetto per l'acqua. Diciamo che mi permette. L'ho trovato sui siti esterni. Anche perché sui siti esterni qualche mod comincia a uscire. E mi permette di prendere l'acqua, soprattutto gratis, ma anche molto più velocemente, perché calcolate, raga, a parte queste serre consumano tantissima acqua e ogni botte di questa erano 600 euro a botte di acqua, quindi raga, cioè era una spesa enorme. Quindi ho trovato questo pozzetto per l'acqua gratuita e per caricare, insomma, molto molto veloce. Allora, io direi, raga, a questo punto di andarci ad affittare la raccogli barbabietole, perché conviene prendere la macchina, quella grande, facciamo prima, anche perché il campo che abbiamo comprato nell'ultimo video è il campo 32, che tra l'altro è pieno di erbaccia, mamma mia, non so se alla fine, raga, mi conviene tanto raccogliere queste barbabietole, perché dovremmo spendere una trentina di mila euro sicuramente per il macchinario. Eccolo qua, vedete, fertilizzato al 50, c'ha l'erbaccia, quindi non lo so, raga. Vabbè, ormai l'abbiamo preso, conviene, è un peccato interrarle, secondo me, no? Qualcosina andiamo a recuperare dei 30.000 euro di noleggio, dai. E vediamo pure se mettere quella mini fabbrica dello zucchero, casomai qualche pallettino di zucchero volendo la possiamo anche fare, mo vediamo, insomma. Allora, andiamo a chiedere il primo prestito, ragazzi, purtroppo. Allora, dove si fa per chiedere prestito? Allora, vediamo un po'. Finanze, sì. Eccolo qua. Allora, chiedi, restituisci, chiedi. Allora, vediamo un po', raga. Non lo so, qua facciamo i primi 50.000 euro di debito, dai. Ok, 50.000 euro di prestito e ci andiamo a noleggiare quindi la raccoglitrice. Eccola qua, raccoglitrice per barbabietole. Ci andiamo a prendere la Agrifac Light Trax. 527.000 euro. Mamma mia, Optitrax, insomma, c'ha. Ok, gomma, questa cingolata e quella con le gomme. Vabbè, ci prendiamo questa qua però noi. Brand nuovo l'Agrifac, su 22 non c'era. Per le barbabietole avevamo soltanto le solite Ropa e quell'altra marca che adesso non mi sto a ricordare. Quindi usiamo questo nuovo macchinario. 26.000 euro, dai, raga, io penso che li rifacciamo, dai, con la vendita delle barbabietole, la vendita un po' di zucchero, secondo me qualcosina recuperiamo. Allora, andiamola a vedere, guardate che bella però, sono dei macchinari spettacolari, possenti, guardate che quando sono grandi, spettacolare, raga. Poi più avanti, naturalmente, poi faremo anche le colture nuove, quindi spinaci, là, le taccole, tutta insomma quell'altra robettina là. Guardate qua, raga, che spettacolo, fatte benissimo, sono veramente uno spettacolo queste cose, questi macchinari. Ed è un piacere, insomma, lavorare con queste macchine, insomma, no? Riprodotte proprio nei minimi particolari, cioè, guardate qua che robetta.
Va bene, dai. Allora, oltre alle barbabietole, faremo anche un'altra cosina. Andremo a mettere un piccolo chioschetto, un mercato agricolo, diciamo, in farm, dove andiamo a vendere i nostri prodotti, no? In questo modo, diciamo che evitiamo di andare in giro per vendere 4-5 pallet alla volta. Lì mettiamo sto chioschetto qua, che sono bei punti vendita, raga, che troviamo nella sezione punti vendita. In pratica un chioschetto con delle cassette, insomma, che andiamo a riempire con i nostri prodotti, e in questi chioschetti si può vendere praticamente tutto. Quindi nel nostro caso, per il momento, ci andremo a vendere sia la lattuga e sia i funghi, così, insomma, per il momento evitiamo di andare in giro, no? Ci rivendiamo là. Quindi andremo a mettere pure sto chioschettino qua, quindi faremo ste cosine qua oggi, nel video di oggi. Stiamo ad ottobre, quindi mo ci dobbiamo mettere per raccogliere le barbabietole, ok? Tanto con questo macchinario penso che non dovremmo avere problemi. L'unico problema che avrò, secondo me, è il silos della farm. Non so se accetterà le barbabietole, perché quelle là conviene che me le stocco, raga, prima. E non lo so, raga, perché poi ce le vendiamo più avanti, perché mo fa 200.000 viaggi andà a vendere di continuo. Guardate qua la nebbia, raga, mamma mia. Ma guardate qua che spettacolo, cioè, raga, una cosa impressionante. Cioè, guardate che effetto, raga. Ma è spettacolare, raga. Cioè, rende veramente queste cose qua. Guardate qua, oh. Cioè, non si vede nulla, guardate, pare un lago questo. Se lo vedete dall'alto pare un lago. Oddio, mo andiamo addosso a questo. Cioè, sono degli effetti che rendono il gioco veramente realistico, raga. Vedete? Poi ci alziamo, naturalmente, e la nebbia non c'è, perché sotto, diciamo che è una specie di conca questa, vedete? E si va a depositare tutta là la nebbia. Qua, nelle parti più alte, non c'è. Cioè, sono degli effetti spettacolari. Va bene. Allora, questo gambetto qua sulla sinistra l'abbiamo seminato a frumento, ci ho passato anche il rullo, ecco l'unica cosa che ho fatto in più rispetto all'ultimo video, e niente, ok? Quindi abbiamo fatto queste cosine qua, il rullo e basta. Allora, vediamo un po', raga, vediamo un po' di recupera sti 26.000 euro, ma d'altronde fa con macchinari più piccolini, mo, raga, a parte avrei potuto fare con, cioè, una raccoglitrice trainata, però, raga, sai qual è il problema? Che devo prima defogliare e quel macchinario per defogliare le barbabietole richiede un trattore con almeno 220 cavalli. Io non ce l'ho, raga, purtroppo, quindi ho optato per questa, dai, va bene uguale. Allora, dispieghiamola, la nostra Agrifec Light Trax, bella, molto molto bella. Allora, abbassiamo, allora mettiamo la GPS, caspo. Ma non è pronta per la raccolta? No, non mi dico che lo devo defogliare, raga, non ci credo. No, non mi dite che devo defogliare. Oh, sono le barbabietole queste, no? Qua non me lo dice che devo defogliare, però. Perché? Ma non so pronto per la raccolta queste cose. No, non mi dica che devo defogliare. Non ci credo. Spegni, solleva, scarica, scegli, suona. Ma che suono? Mamma mia, che rottura di scatole, raga. Non so, devo defogliare. Eh sì, raga, devo defogliare, porca miseria. Ed è un bel problema questo, ragazzi miei. Forse con queste sicuramente non serviva. Vedete, cioè dobbiamo prendere questa qui. Però questa, vedete, 215 cavalli, raga.
Mamma mia, quando mi sta accostata sta trebbiatura, raga. Niente, ci tocca fare questo, ragazzi miei. Dobbiamo defogliare. Io pensavo che non serviva quella, invece serve, ragazzi. Non me le raccoglie. Ci sta poco da fare, da dire. E niente, raga, purtroppo è andata così. Porca miseria. Mo' il problema, sapete qual è? A parte il trattore c'ha 200 cavalli, quindi ce la fa a malapena. Poi vedete che come si chiama qua? Il campo c'ha una pendenza assurda, cioè vedete non è spianato, quindi non penso che ce la faccia a risalire sopra con quel macchinario, raga. Ha fatto una cazzata, secondo me. Sì. Una vera e propria cazzata, non c'ho, io ho convintissimo al 100% che non serviva defogliare queste barbabietole. Con questa invece sì, serve. Se lo sapevo avrei preso la roba o quell'altra, raga. Cioè, vedete questa? Prendevo una di questa, cioè una di queste due, prendevo questa, la Holmer o la roba e stavo a posto. Io invece mi sono fidato dell'Agrifac, però anche se qua sinceramente non è che lo dice che bisogna defogliare prima, eh. Vedi, con questa macchina si raccolgono i prodotti indicati. Questa raccoglitrice semovente, vedi, ricorda che ha bisogno di un tagliasteri, però qua perché non lo dice? Però l'ho provato, raga, non va. Vedete, non le raccoglie. E non va, ragazzi. Però non lo dice che ha bisogno di una rimuovisteli, eh. Non va, raga. Purtroppo no, non va. Ci sta un cavolo da fare. Vabbè, vediamo se è arrivato questo. Oh, mamma mia. Purtroppo questa è bella, bella possente, raga. Bella possente. Io a sto punto non so se aumentare i cavalli a questo. Perché possiamo aumentarli ancora un po' di più, eh. Vado a spendere altri soldi, però dobbiamo fare. Mi sta di male oggi, raga. Mi sta di male. Allora. Proviamo. Dove stanno qua i triggerini? Allora, parte ripara, ragazzi. Devo riparare questo, 13.000 euro di... No, l'ho venduto. No, vabbè, oggi non è giornata, raga. No. Ecco qua, salvato, sta a posto. Mo'. Porca miseria, l'ho venduto. L'ho venduto, cavolo. E mo che facciamo qua? Porca miseriaccia, ragazzi miei. Oggi non è giornata. Andiamo a usare, ci sta qualche trattore. Niente, ci sta la pala. Che ci faccio con la pala? Maledetto, però, dai, non ci credo, guarda. Niente, dobbiamo riprenderlo. Cioè, riprenderlo. 58, ma mo devo ricomprare. Cioè, costano assai. C'è l'Agrostar 230 cavalli, 90.000 euro. Vediamo un po' qua se c'è qualcosina di... Questo 170, ma sono piccolini questi, raga. 103, il Same Virtus 143, ma sono piccoli questi. Qua stiamo a prezzi esorbitanti. No. Ci tocca comprare. O lo prendiamo a noleggio. O dobbiamo spendere qualche soldo, raga.
ci riprendiamo il cacchio ne so, raga, costano tantissimo. Ci abbiamo via il Challenger. Ce lo facciamo da quanti cavalli so questi? 225. Costa 83.000 euro. Se no... Per Kubota? Ma Kubota già stiamo troppi soldi, ci vogliono. Allora, 83, dai raga, per forza di cose dobbiamo fare così. Allora. Non lo volevo fare sto debito perché purtroppo mi servivano per altre cose i soldi dopo. Allora, abbiamo detto, vediamoci il Challenger sta botta, dai. Sta a posto. Prendiamocelo da 200 220, quando è qua? 225, ok. Peso lasciamo questo, 560 peso. E raga, purtroppo mi sono sbagliato, che devo fare? Mi sono sbagliato, raga. Sta Ste barbabietole mi stanno a rovinare. Hanno rovinato queste barbabietole. Mamma mia, che ho fatto una cazzata dall'inizio a prendere quel campo a barbabietole. Purtroppo questa, dovete pure se ce la fa. Questa non si manco ripiega. Non si manco ripiega questa. Questa conviene che me lo porto io, perché qua l'operaio si bloccherà da tutte le parti. Poi dobbiamo vedere se ce la facciamo quando risaliamo da quel campo. A scendere sicuramente ce la facciamo, ma a risalire non lo so. Vabbè, dai, intanto proviamo il Challenger. Bello, no? Gialletto. Intanto ci siamo fatti un trattore nuovo, dai. Però ho speso dei soldi che non dovevo spendere. Però purtroppo è andata così. Io forse. Perché nel 22 forse si riparava con il triangolo. Invece qua si vende con il triangolo, raga. Attenzione, eh. Io mi sbaglio con i tasti. Mi ho abituato. Forse qualcosa hanno cambiato. Devo leggere prima di premere. Pensavo che era la riparazione. 13.000 euro. Invece l'ho venduto. E vabbè, è andata così, raga. Occhio. Prima di fare le cose, leggete bene, non fate come me, insomma. Vabbè, però. Ecco qua, lo sapevo. Troppo largo sto coso, no? Ho capito. Facciamo così, va. Se no, rimaniamo bloccati là. Allora, niente, raga, mo devo fare un sacco di cose oggi, invece. Vabbè. Comunque sia, mo, quello che volevo fare oggi, mo, andiamo a mettere il chioschetto, quello, la cosa principale da fare oggi era quella. Poi nel prossimo video continuiamo con le barbabietole e ci facciamo anche, mettiamo pure quella mini produzione, vediamo di recuperare qualcosa, ma guarda, guardate qua, raga, porca miseria. Ci hanno rovinato queste barbabietole, eh. Apposta, mi sono bloccato, raga. Mi sono bloccato. Queste barbabietole mi hanno rovinato veramente. Quando mi stanno a costare, raga, queste barbabietole. Mamma mia, che recupero. Recupero proprio un bel niente, recupero. Che poi, scusa, riuscirò a uscire da questo. Oh, finalmente. Stavo dicendo, sì, non recupero niente perché, raga, parte i noleggi. Quindi ho speso una trentina di mila euro di noleggi tra quel macchinario là, il defogliatore. Poi mi sono dovuto ricomprare il trattore, un altro 83.000 euro. Ho speso più di 100.000 euro per raccogliere queste barbabietole. Ho fatto. Mi sono fregato da solo. Mo, non so se ho la distruzione raccolto, sicuro. Però questo pare che non le.
Non è stato... Ma questo non è anche le foglie, raga. Ma scusa, che barbabietole sono queste? Ma non è che è quella rossa questa, però non me lo dice. Perché non le defoglia? C'è qualcosa che non mi torna, raga. C'è qualcosa che non va. Ma è mio sto campo. Sì. Eh no, vedi, no, l'operaio non va. A sto punto io penso che, raga, non so pronte queste. Però dice pronta per la raccolta, io non ho capito perché, ragazzi miei. Andiamo avanti il tempo. Non capisco. Che cos'è che sto sbagliando, raga? Oh, questa è bella, eh. Oh, è pronta per la raccolta. Siamo a ottobre. E che cavolo, ma perché non va? A sto punto penso che è un problema di sto campo. Perché sennò andava bene pure questa, allora. A defogliare non me ne fa defogliare. Forse ci sta un baghetto, raga, a sto punto. L'unica cosa che posso provare è arrivare a novembre. Proviamo ad arrivare a novembre, raga. Boh, io non capisco il motivo. Cioè, meno che non è, non so, le barbabietole rosse, ma non penso. Scusa, eh. Però me lo diceva barbabietola rossa. Io penso che sono quelle rosse, raga. Perché vedete? Qua dice barbabietola da zucchero. Se no mi diceva. Qua mi dice solo barbabietola, cavolo. Ho sbagliato tutto. Però cavolo, ve lo possono scrivere. Eh sì, queste secondo me sono le barbabietole rosse. Se no ci scriveva... barbabietola da zucchero, no? Perché io qua vedo, vedete qua? Vedete qua c'è scritto barbabietola da zucchero, mentre quest'altra c'è scritto soltanto barbabietola. A questo punto io penso che so quelle rosse queste, al 100%. Posta non riesco a prenderle. Mannaggia i pescetti, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Ho sbagliato... vabbè, raga, ma non c'è scritto, cioè non era... Non era chiaro. Queste sono le barbabietole, ok? Poi ci abbiamo, e ci abbiamo. Raccogli patate, dobbiamo prendere una di queste. Questa qua dobbiamo prendere. La Dewolf. Che poi questa qua è un casino. 3 metri. No, a sto punto, raga, non conviene fare nulla. Cioè, nel senso, uno le interro queste. Perché andare a spendere altri soldi per queste, non lo so. Spinaci, taccole, piselli. Gli ortaggi ce l'abbiamo solo questa. Odo prende questa. Però questa finiamo dopodomani. Vedete? Vabbè, raga, facciamo così. Lasciamo perdere qua il tutto per il momento. E decido poi nel prossimo video, raga. Ma secondo me conviene a sto punto interrarle. No. Queste sono le barbabietole rosse, sono convinto al 100%. Quindi nada. Allora, intanto andiamo a mettere sto punto vendita che avevo detto. Peccato, raga, ha fatto un casino, lo so. Allora, container, attrezzi, se andiamo a... No, dobbiamo andare qua. Punti vendita, ci stanno dei chioschetti qua, eccolo qua. 10.000 euro, ce la facciamo? Ok.
Vedi, è un punto vendita dove puoi vendere tutto ciò che è raccolto e prodotto. Ok? Quindi noi ce lo piazziamo qua in farm, vedete che carino? E in pratica andiamo a simulare che è il nostro, diciamo, mercatino dove viene la gente per comprare tutte le varie cosine. Allora, io penso di metterlo qua, raga. Davanti casa, secondo me qua ci sta bene. Allora, vediamo un po'. Mettiamolo qua, così. A posto. Ok, allora intanto io niente, andiamo a prendere, così facciamo subito una prova. Andiamo a prendere un pallettino di funghi e ce li andiamo a vendere direttamente qua al nostro punto vendita. Oh, finalmente abbiamo sia gli enochi che gli ostrica, perfetto. Certo, qua caricare in mezzo alla strada non è proprio l'ideale, però l'ho messa un po' scomoda, soprattutto per il carico qua, eh. Mezzo alla strada proprio. Allora, carichiamo. E andiamo a vedere un attimino come funge. Quindi, diciamo, facciamo prima per vendere cose, no? Potevo mettere pure qua più vicino, però vabbè. Ma l'abbiamo messo là. E li portiamo qua al nostro mercatino. E le cassettine dovrebbero riempirsi, da quello che ho capito. Vediamo, vedete? Allora, quelle ostriche penso che costano, valgono di più, 2008, mentre quell'altro 1004. Vedete? E si riempiono le nostre cassettine. Davvero carino, vedi? Vedete qua che robetta? Eccoli qua, gli altri. Insomma, carino, no? Quindi ci sono tutte queste ceste che pian piano, che insomma noi ci portiamo la roba, si riempie in pratica. Carino, no? Vabbè ragazzi, io mi fermo qui. Purtroppo è stato un video di problemi questo. Fammi spegnere, no? Qua. E purtroppo è andata così. Oddio, ma è un po'. Vabbè, questo è perché è il gancetto qua. Sta un po' che pende sto chioschetto. E purtroppo è andata così, per quanto riguarda il barbabietole erano quelle rosse. Attenzione, perché quelle rosse c'è soltanto scritto barbabietola, cioè potevano pure scrivere barbabietola rossa per non fare questi errori che ho fatto io. Insomma, io ero convinto, mentre a quelle da zucchero c'è scritto barbabietola da zucchero. E io purtroppo sono caduto in questo errore, che ero convinto del contrario in pratica. E purtroppo la texture della barbabietola non mi ha aiutato, perché sono molto simili, penso. E vi ripeto, potevano assolutamente scriverci barbabietola rossa e uno non si sbagliava. Ho speso un'ira di Dio di soldi per raccogliere queste, non le posso raccogliere. E sinceramente andarmi adesso a prendere a noleggio, diciamo, aspettate, a prendere a noleggio la Dewolf per raccogliere queste barbabietole rosse, sinceramente non conviene più, raga. Ho già speso una marea di soldi, conviene interrarle, mo le interro, raga, e sta a posto. Anche perché questa qua poi non c'è il serbatoio, bisogna andarci dietro. Insomma, sarà una troppo lunga la raccolta, raga. Quindi niente, le interro e sta a posto così. Queste qua le rimando indietro, che ormai non serve più, raga. Purtroppo è così. Niente. E poi questa qua sta agganciato, non me lo fa vedere. Rimandiamo indietro pure questa, raga. L'unica cosa, diciamo, positiva, ci siamo fatti il trattore nuovo. Però vabbè. Allora, questo pure indietro. Via. Abbiamo pratica buttati 30.000 euro di noleggio. E più, vabbè, il trattore nuovo lo siamo fatto. Diciamo che
alla fine il trattore va bene, tanto lo dobbiamo usare. Il problema sono i 30.000 euro che abbiamo buttato. Però vabbè, ormai è andata, raga. Purtroppo è così. Io mo queste qua quasi quasi me le interro. Ok. E va bene ragazzi, dai, io mi fermo qui, spero vi sia piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù, io vi ringrazio, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!